Un gesto orribile si è verificato tra Tufariello di Buccino e Salvitelle. Un automobilista, che al momento non è stato ancora identificato, si è sbarazzato di una cucciolata di cagnolini, 6 per la precisione, gettandoli per strada rinchiusi in un sacchetto di plastica che ne impediva i movimenti e naturalmente anche di respirare. A salvarli da morte certa l'intervento della Guardia Agroforestale Italiana. Gli agenti sono stati coordinati dal dirigente zonale nonché agente di polizia zoofila Provita Carmine Gentile. Sul posto anche la sindaca di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza, che ha provveduto a mettere in salvo i cuccioli di cane, ed il vice sindaco di Auletta, Antonio Addesso. In collaborazione con i comuni, ha detto Antonio D'Acunto, presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana, scriveremo al prefetto di Salerno e agli organi giudiziari affinché si provveda ad un censimento dei cani e a microchipparli, e denunceremo alla Procura della Repubblica qualsiasi illecito contro questi animali. Intanto un altro raccapricciante ritrovamento di cuccioli di cane nati da circa una settimana è avvenuto nelle campagne tra San Rufo e San Pietro Altanagro. I cuccioli erano stati lasciati in uno scatolo al freddo. E poi a Sala Consilina l'OIPA Vallo di Diano ha segnalato con un post su Facebook la presenza di una femmina di setter con una campanella al collo ma sprovvista di microchip in zona fonti. Insomma, nonostante le campagne di sterilizzazione e di microchippatura, sembra davvero che non si riesca ad arginare il fenomeno dell'abbandono di animali indifesi nel Vallo di Diano, e c'è sempre più gente purtroppo che sceglie spregiudicatamente la strada più infame e più dolorosa.